La nostra esperienza con questa settimana dell'innovazione e della collaborazione in italo-cinese è stata piuttosto interessante per due aspetti. Il primo ci ha confermato che il tema che stiamo seguendo in modo particolare delle smart cities e della collaborazione in alcuni cluster principali, quello dello spazio, del biotech, delle industrie creative, rappresenta un terreno su cui si possono costruire progetti interessanti. Secondo aspetto, che il dinamismo delle province cinesi, quella di Chongqing e anche quella di Tianjin, rappresenta un'occasione molto importante anche per le nostre piccole e medie imprese. Noi di Lazio Innova abbiamo come core proprio quello di supportare non soltanto nella crescita ma anche nei loro processi di internazionalizzazione, e devo dire abbiamo già avuto diverse occasioni qui sia a Pechino, a Chongqing, di riuscire a trovare il modo di metterle in contatto con potenziali investitori, con potenziali partners per joint ventures. Abbiamo iniziato un discorso anche prima di venire a Chongqing con Taiwan, che è comunque un ottimo partner per le stesse tipologie, quindi sicuramente adesso continueremo sul discorso Tianjin, con cui il nostro direttore responsabile ha già diversi accordi. Sicuramente cercheremo poi di portare a casa la maggior parte di proposte di collaborazione per poi lavorarci anche in vista del prossimo forum dell'anno del 2016, che sarà insomma in Italia, a Napoli.